Amici, bentornati a Music Challenge, un saluto da Mimmo e da Vincenzo. E oggi con noi come ospite Ganuna. Eccolo, ciao ragazzi. Allora, Ganuna, iniziamo un po' con la prima domanda di questa intervista. Innanzitutto, da dove proviene questo nome particolarissimo? Allora, viene preso in prestito da un romanzo semi sconosciuto che ho trovato in qualche bancarella, che secondo me era tipo un miraggio, non esisteva neanche la bancarella. Comunque si chiama Amore a Venezia, Morte a Varanasi di Geoff Dyer, e parla dei viaggi di questo tizio, questo Geoff, prima a Venezia e poi a Varanasi. A Varanasi il protagonista impazzisce e inizia a vedere questa sorta di presenza, mezzo lontra, mezzo canguro, che lui chiamerà appunto Ganuna, che gli fa delle rivelazioni sulla vita, sulla morte. È un po' in realtà come se fosse la sua coscienza, il suo grillo parlante. E io ho preso in prestito questo nome per fare un po' la stessa cosa con la mia musica, nel senso che quando scrivo uso la penna per dire le cose che a volte nella vita non riesco a dire. E forse una delle cose che non riuscivi a dire, ma che ci sei riuscito molto bene con la tua canzone, forse è il contenuto di questo tuo ultimo brano, che è uscito appunto il 20 novembre scorso, che si chiama Deserto. Deserto, come tutte le canzoni che scrivo, appunto, nasce da esperienze personali. Per chi ha già sentito il pezzo, di che esperienza si sta parlando è abbastanza chiaro. Insomma, è la ballata di un amore al tramonto. Un fotogramma di quel momento in cui realizziamo che la distanza con un'altra persona, che può essere la persona amata ma anche un amico, è diventata un deserto, troppo, troppo, troppo grande, anche se c'è la volontà di attraversarlo. Poi magari si muore di sete a metà strada. Però in questa canzone il protagonista continua a dire una frase: so quello che voglio. Esatto, questo forse è la frase, se non la più importante, una delle più importanti della canzone. Infatti è ripetuto un po' a mantra, perché è una vera e propria presa di coscienza, no? Vedi com'è la situazione, vedi che c'è qualcosa che non va, però lo step mentale per andare avanti è sapere tu che vuoi. Si possono avere dei dubbi su chi vuoi, o se vuoi qualcuno, però che cosa vuoi, cioè dove stai andando tu con la tua vita, deve essere chiaro. E in quel momento appunto di grande incertezza su mille cose, che poi combaciava con l'inizio poi della pandemia, quindi vi lascio immaginare il casino, però avevo molto bene in chiaro quello che volevo fare io con la mia vita. E allora Ganuna, facciamo una cosa, perché secondo me il video rende molto bene, è molto, secondo me, esplicito, diciamo, sul contenuto effettivamente di questa canzone. Allora, vediamo se accetti la nostra challenge, ossia quella di vedere il video assieme e commentarlo. Quindi raccontaci un po' di più della canzone, del video, guardandolo. Fantastico, ci sto. Ok, ecco il video, vai Ganuna. Eccoci qua, ok, primi frame del video, si intravede un parchetto, si intravede una gamba di una signorina e il cimitero maggiore. Tutto il video l'abbiamo girato a Milano, eccoci di nuovo nel parchetto, e vi svelo un retroscena: l'abbiamo pensato e girato in una settimana questo video, perché appunto avevamo deciso che volevamo presentare il pezzo a Sanremo Giovani, cosa che appunto siamo poi riusciti a fare, poi magari ne parliamo. E quindi è stato tutto un po' improvvisato. La location del cimitero maggiore, erano anni che volevo farla, perché è uno dei posti che preferisco di Milano. Adesso si è vista la modella protagonista del video, che ovviamente... Brava, questa modella. Grazie, rappresenta metaforicamente, no, la mia metà. È una ragazza che fa la modella alternativa, si chiama Royal AK, Royal proprio AK, la trovate su Instagram, su tutti i social. Diciamo che questo video è una delle sue produzioni dove è più vestita, però ci tenevo ad averla, perché secondo me ha un volto molto... molto comunicativo, quasi cinematografico, cioè senza fare niente comunica, e mi piaceva molto. Molto belli i suoi tatuaggi. Perdonami Ganuna, effettivamente guarda, ti dico, questa camminata, no? Questa camminata in silenzio mette veramente angoscia, cioè non angoscia, ti fa capire veramente che cosa intendevi forse col deserto. Esattamente, infatti abbiamo scelto di rappresentare una scena proprio semplice di vita comune, no? Il retroscena era immaginarsi, che ne so, abbiamo appena litigato, però abbiamo messo una toppa, vabbè dai, portiamo giù il cane, e sono quei momenti
cui però non ti parli. Ti interrompo e penso il motivo sarà sempre lo stesso. Quindi ti faccio la domanda: c'è un motivo particolare per cui il video è stato girato di notte? Sì, diciamo che appunto voleva essere un po' crepuscolare come atmosfera, non volevamo luce, siamo stati indecisi tra alba, notte, però ci piaceva questo fondo nero, anche perché io ho fatto qualche videoclip nella mia emergente carriera, ma non avevo mai fatto video notturni, quindi era una sfida che mi piaceva. Senti, Ganuna, spiegaci una frase, perché il testo della canzone dà molto il senso proprio dell'immagine, no? Tu parli di, quando parli che noi abbiamo il cuore raro come un gorilla albino, se ci mettiamo in gabbia moriremo sicuro. Esatto. Che vuol dire questa frase? A me piace, appunto, come dicevi, usare delle metafore, delle immagini un po' inusuali, e sicuramente questa è un po' inaspettata. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente ogni storia d'amore è speciale per chi la vive, no? E ci si sente speciali all'interno. E però ogni storia d'amore, unica o meno che sia, va protetta, e la protezione però non vuol dire una gabbia, il contrario, ci vuole respiro, ci vuole lasciarsi i propri spazi, rispettare le differenze di ognuno, e se no appunto si muore in cattività. Ok, diciamo che hai superato molto bene la challenge del video, anzi abbiamo imparato un pochettino di più su questa canzone. E quindi come stavi dicendo prima, hai voluto, ecco perché hai detto anche ne parliamo dopo, hai portato questa canzone Deserto al Sanremo Giovani di quest'anno, 2020. Parlaci un pochettino di questa esperienza. Che esperienza è stata? Appunto, è stata una decisione un po' presa all'ultimo, nel senso che a fine estate ci siamo guardati negli occhi, avevo un po' di pezzi pronti, e il mio manager mi fa: ma che ne dici, ci proviamo Sanremo Giovani? Io per natura mia sono un po' più affezionato all'underground, sono così un po' nel sottobosco, no? Però ho detto perché no, la canzone ce l'abbiamo, Deserto mi sembrava la canzone giusta, un contesto del genere, semplice ma abbastanza diretta, no? Comprensibile. A volte io sono un po' più cerebrale, questo era molto diretto, e quindi ho detto perfetto, facciamolo. Tutto all'ultimo, quindi appunto modella, location, vestiti, tutto fatto in una settimana, e inaspettatamente, perché io tendo a non aspettarmi niente dalla vita, cioè a fare il mio e poi come va sono stato selezionato, diciamo con la prima scrematura. Ci sono stati più di 1000 partecipazioni da tutta Italia di artisti emergenti, e mi sono fermato, diciamo, al provino in presenza a Roma, negli studi Rai, sul palco di Ama Sanremo, con gli altri 60 artisti. Da questi 60 poi ne hanno scelti altri 20 che hanno proseguito, ed è stata un'esperienza molto bella, molta strizza, perché quel palco lì, anche se non c'era il pubblico, palchi televisivi, palchi importanti, Amadeus lì davanti che ti guarda, che ti ascolta molto attentamente, quindi è stato molto emozionante. Era la prima volta che cantavo Deserto davanti a qualcuno, appunto in quest'epoca di pandemia, e ho conosciuto degli artisti incredibili, ho stretto un bel rapporto con Davide Shorty nel backstage, che sto seguendo e sto tifando per lui, che invece ha proseguito, e quindi tutto di guadagnato, bello. Senti, ma Ganuna, una cosa, dato che ci siamo e dato che abbiamo visto anche che Davide Shorty effettivamente ha passato il turno, no? Quindi lo vedremo a Sanremo, ti vuoi mandare un saluto particolare da qui? Guarda, ti saluto con tutto il cuore e l'affetto, Davide, non ti conoscevo di persona, mi hai fatto una bellissima impressione, sono un grande stimatore della tua musica e sicuramente andrai avanti. Dai, allora ti chiamo Davide. Vai, Vincenzo. Allora, quindi abbiamo capito praticamente che non sei nuovo nel fare musica. Infatti Deserto appunto non è il primo brano che realizzi, insomma, perché hai un trascorso dove hai, insomma, cantato anche degli altri brani. Certo. In realtà vengo anche da un ambiente musicale non così pop, che forse se ne sente un po' l'eco nei miei pezzi, ma io vengo dal rap, dalla scena rap underground milanese. Noi abbiamo ascoltato un pochettino di brani, però io mi sono soffermato sopra una che veramente, guarda, mi è molto piaciuta, che è Tonno.
Oh yes. Mi vuoi parlare un pochettino di questa canzone? Perché poi è completamente diversa da Deserto, ecco. Sì, 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 guarda, Tonno è... Per cui mi ha stupito un po'. Sì, è l'episodio più off topic, diciamo, dell'inizio della mia carriera, e l'ho fatto in un momento particolare, nel senso che appunto, come ti dicevo, io vengo dal rap, rappavo, poi mi sono messo a studiare musica, a studiare canto, ho imparato a suonare il pianoforte, quindi da lì ho evoluto, no, le mie capacità, e per un certo periodo sono stato in duo con una cantante che si chiama Bianca, abbiamo fatto un EP insieme, che era molto più acustico, proprio quasi unplugged come progetto, perché volevo proprio tornare alle radici della musica, che nel frattempo stavo studiando, quindi mi piaceva questa cosa. E Tonno l'ho fatto appena finita questa esperienza con Bianca, prima di riconcentrarmi sul mio mondo, ed è un omaggio al blues, è un bluesaccio cafone, basso, batteria, chitarra acida, e è un pezzo divertente, scritto così in un'oretta, ma dal vivo è sempre molto divertente. È divertente anche il video, se mi posso permettere, veramente simpaticissimo. E quindi a questo punto ti chiedo, ma da quanto tempo quindi fai musica? Io faccio musica, mo sembra che la faccio da 15 anni, da tutte le robe che ho detto. In realtà lo faccio con un minimo di impegno serio, si può dire da 6 anni, non da prima. Perché prima in realtà ho fatto altre esperienze nell'ambito artistico, ho studiato teatro, ho lavorato nel teatro qua a Milano per qualche anno e facevo musica ma segretamente, non la facevo sentire a nessuno, quindi in realtà è da poco che mi sono buttato, diciamo. Senti, comunque, voglio dire, le tue canzoni, Ganuna, rimangono in testa, no? Adesso effettivamente hanno questo ritmo molto semplice, quindi sono dei testi, sì, molto figurati, che però rimangono in testa, quindi sono quasi ipnotiche. Per esempio c'è anche, e qui lo dico a tutti gli spettatori di Music Challenge, se ascoltate Cuccuru Cuccu, okay, anche questa non se ne va via dalla testa, assolutamente non se ne va via dalla testa. Quindi perché secondo te c'hai questa capacità, diciamo, di ipnotizzare chi ti ascolta? Beh, innanzitutto ti ringrazio e mi piacerebbe essere il flauto magico che ipnotizza tutti, qualcuno, ma ogni tanto ci riesco. Allora, devo dire che io sono un appassionato proprio di melodia e di parole. Per quanto riguarda le melodie, io proprio sono un estimatore dei ritornelli. Già quando facevo rap mi piaceva proprio scrivere ritornelli, e quando sentivo un bel ritornello dicevo... Wow, che figata, perché il ritornello, se ci pensi, è un po' la chiave di volta dell'arco, no? Della costruzione, senza quello viene a cadere un po' tutto. E quindi questo, sommato alla mia passione per le parole, che appunto viene da prima della musica, da ragazzino leggevo poesie, ho sempre letto tanto, e quindi mi piace quando si crea una sinergia tra melodia e parole, no? Tra allitterazioni, figure, in modo tale da trovare qualcosa di semplice, ma che sia efficace. Concludo con la citazione di uno dei miei autori preferiti, che è Bukowski, che in un'intervista disse: io scrivo per tutti, scrivo perché la mia roba la possa capire l'ubriaco sotto casa come il principe. E io cerco di fare questo. Ganuna, abbiamo visto, vediamo sullo sfondo, insomma, percepiamo un pochettino la grafica, no, della copertina del singolo Deserto. E già questo mi fa capire effettivamente la cura, il fermento, il dettaglio, l'amore che c'è effettivamente per fare le cose fatte bene. Abbiamo intervistato anche altri cantanti che vengono appunto dalla zona milanese, dal contesto milanese, e oserei dire, magari sbaglio, che effettivamente vedo proprio un nuovo fermento giovanile proprio nella scena musicale milanese. C'è qualche filo in comune tra di voi? Da cosa è dovuto tutto questo, secondo te? Allora, penso che storicamente a fasi alterne ci sono sempre state, no, delle correnti artistiche, no, dei momenti un po' magici dove tante persone, magari tanti artisti con un approccio simile magari ma diverso, si incontrano, si conoscono, creano sinergia, e negli ultimi anni si può dire che a Milano un po' questa cosa è nata con, diciamo, dopo il grande successo del rap, dopo il grande successo dell'indie, è un po' come se
avessimo percepito tutti che il paese ha voglia di musica nuova. Abbiamo visto appunto come 2 anni fa, se non sbaglio, il vincitore di Sanremo è stato forse il rappresentante, il capostipite, se vogliamo, di questo percorso, che è Alessandro Mahmood. Però ci sono tantissime realtà simili o diverse che si inseriscono in quest'ambito. Insomma, Milano freme. C'è qualcosa che ti accomuna, Mahmood, o no? Forse una cosa ti accomuna. Ma può darsi il fatto che siamo entrambi figli di una coppia mista, e quindi questa voglia di forse usare la musica come ponte tra le culture. Questa cosa, chi non viene da una famiglia mista fa un po' fatica a capirla, ma bisogna un po' lottare per crearsi la propria identità, perché sennò rischi di essere o in mezzo come un carciofo che non sai chi sei, oppure rischi di rinnegare una parte e sposare completamente l'altra, no? Si vede, ho visto molto spesso succedere questa cosa, e sicuramente Mahmood riesce a essere completo, no? Essere tutto se stesso nella musica che fa, e io cerco di fare la stessa cosa, buttando dentro il rap, l'R&B, la musica latina. Una curiosità: oltre ad essere effettivamente artista, come sei, perché abbiamo visto che già da qualche anno, insomma, sei sul mercato musicale, qual è il tuo mestiere? Qual è il tuo lavoro? Oltre appunto a fare la mia musica, insegno la musica, nel senso che insegno canto moderno privatamente in qualche scuola qua a Milano. Cosa ti dà questo insegnamento? Cioè, come si riflette poi questo insegnamento nella tua ispirazione artistica o nella tua musica? Ah, innanzitutto faccio una citazione al grandissimo e compianto Lucio Dalla, che è tutta la vita con questo orribile rumore, ed è proprio questo. A volte si ha bisogno anche di silenzio, ma sono contentissimo che la musica sia la mia vita. In realtà è sinergico insegnare e fare musica, perché quando insegni impari. Sei costretto a mantenerti allenato, a mantenerti sul pezzo, a studiare pezzi nuovi e a insegnare, no, a ogni alunno in maniera diversa quelle determinate cose. Quindi non è ovviamente ripetitivo insegnare, ma non è mai noioso, perché poi è un rapporto sempre a uno, quindi molto stimolante. E mi piace, insegno prevalentemente agli adulti, perché per i bambini ci vuole un altro certo tipo di approccio, più propedeutico, però sì, mi piace. E allora, Ganuna, prima di concludere, dove ti possiamo trovare? Allora, il mio nuovo singolo, Deserto, lo trovate su tutte le piattaforme musicali, Apple Music, Spotify, Deezer e chi più ne ha più ne metta. Invece, se volete seguirmi, vi aspetto su Instagram, sempre come Ganuna, o su Facebook. Ti seguiremo assolutamente. Da poco anche su Twitter. E allora, grazie a Ganuna per questa intervista, ti abbiamo conosciuto meglio, abbiamo capito che effettivamente dietro un artista c'è una persona, c'è il suo mondo, ci sono le sue origini, c'è un fermento musicale milanese, quindi tutto questo mix è Ganuna. Fantastico. Grazie mille, Ganuna. Dato, è stato un piacere. Qualcosa non va, lo sento nell'aria.